Allora, buon pomeriggio, ricominciamo a parlare un pochino di social network, riprendiamo il discorso che abbiamo interrotto stamattina su Facebook. Eravamo rimasti alla domanda fatidica: cosa facciamo se erroneamente abbiamo aperto un profilo personale per la nostra azienda? Allora, io adesso vi faccio vedere qual è il metodo che consiglia Facebook, che comunque esiste, ve lo faccio vedere per dovere di cronaca. Vi premetto però che non è il sistema che io consiglio, non è quello che secondo me è il sistema migliore per gestire questo tipo di problema, diciamo, tra virgolette, ed è la migrazione da profilo a pagina. Quindi cosa succede quando io ho aperto un profilo personale, quindi quello con il quale posso chiedere le amicizie, posso taggare le persone, insomma, posso interagire come se fossi appunto una persona. Ce lo dice Facebook, semplicemente ci dice: guarda, vai sulla sezione dell'assistenza, dove è spiegato esattamente come fare, ti si apre una bella paginetta che ti dice: trasferiremo la tua immagine dal profilo alla pagina. Non verrà spostato alcun contenuto, quindi tu ritroverai una pagina vuota. Verranno spostati gli amici che diventeranno fan. E quindi ti ritroverai una pagina, tu decidi cosa devi fare. Come prima abbiamo visto come si creava una pagina, no? E quindi a questo punto si fa: io non posso farvi vedere come si va avanti perché altrimenti vado a trasformare il mio profilo in pagina. E non ho ancora un ego così sviluppato da poter avere una pagina fan personale. E quindi, ecco, questo è il sistema, diciamo, più semplice, se vogliamo, no? Per trasformare un profilo in una pagina. Quello che invece, secondo me, è la procedura più corretta, che sarebbe la procedura più corretta, è quello di farlo con un pochino di tempo in più e con un attimo di sforzo in più. In questo senso, voi avete un profilo dove avete chiesto delle amicizie e avete ricevuto delle richieste di amicizia e che state gestendo come se fosse un'azienda. Tutte queste persone però nel tempo hanno accettato la vostra richiesta di amicizia e ve l'hanno anche richiesta, considerando questa pagina come se fosse un profilo, non avendo necessariamente bene in mente che quello è un profilo che tende a fare del business o che comunque pubblicherà sempre e soltanto argomenti relativi al business. Tanto è vero che molti che hanno un profilo personale, lo usano come azienda, comunque pubblicano anche argomenti relativi alla vita privata, no? Quando voi li trasformate, tutti questi amici si ritrovano automaticamente da amici a fan di una certa pagina, senza averlo deciso veramente. No? Quindi c'è anche una sorta di, insomma, provocate anche una sorta di scocciatura in queste persone, di noia, perché io sono amico tuo, non è detto che poi debba essere anche fan della tua pagina. Quindi molto spesso si vanno a perdere poi questi profili, quando poi dopo si trasforma in pagina si vanno a perdere, tante persone poi tolgono il like. Ma c'è anche un'altra cosa, è che comunque difficilmente queste persone, non avendo voluto effettivamente diventare fan della vostra azienda, difficilmente poi interagiranno con i contenuti commerciali che voi poi andrete a pubblicare anche sulla vostra pagina. Quindi secondo me la cosa migliore da fare è fare una piccola scrematura di tutte queste persone che voi avete sul profilo personale. Cominciando a lavorare piano piano, pubblicando la notizia che voi state aprendo o avete già aperto una pagina business. Voi ne apri aprite una pagina business, quella che voi volete aprire per la vostra azienda, la completate, la gestite come abbiamo visto, quindi la riempite di contenuti, fate in modo che sia ben organizzata, ci mettete le vostre tab, ci pubblicate i vostri contenuti, eccetera. Dopodiché dal profilo, quello che voi state utilizzando come azienda, comunicate alle persone che lo state facendo, state migrando su quella pagina. Quindi che la vostra azienda, dal giorno tale che voi decidete, sarà poi presente su quell'azienda e che quel profilo personale non sarà più accessibile per l'azienda, ma che sarà un profilo che poi userete e deciderete voi come usare, se chiuderlo, se trasformarlo in un profilo personale che usate per altri motivi. Questa secondo me è la cosa migliore da fare, perché piano piano le persone che voi avete fra gli amici dell'azienda, diciamo nel profilo personale, piano piano decideranno autonomamente di andare sulla pagina e decideranno autonomamente di diventare poi fan della vostra azienda.
e ne perderete, perché comunque con questo meccanismo li perdete. Ma è vero anche che poi avrete una pagina aziendale dove effettivamente le persone che ci sono e che hanno cliccato like e che sono vostri fan sono persone che sono veramente interessate alla vostra azienda, no? Persone che veramente hanno intenzione poi di interagire con voi, perché avere una pagina fan con 4.000 fan e avere 1-2 like su ogni post che voi fate non ha nessun senso. Anche perché meno le persone interagiscono con la vostra pagina, e questo è quello che Facebook chiama l'edge rank, no? Cioè il sistema con il quale lui indicizza e fa vedere i contenuti nella vostra home. Quindi meno la gente interagisce con i vostri contenuti e meno vedrà i vostri contenuti. Se io sono fan di una pagina e non interagisco mai, dopo un pochino non li vedo più i contenuti di quella pagina. Quindi non ha molto senso trasformare, quindi migrare la pagina da profilo a pagina per non perdere quei fan, perché quelli non sono fan, sono amici. Quindi io ve l'ho fatto vedere come si fa. Però in realtà, secondo me, il sistema migliore, quello che lui seguirà sicuramente, lo so, è fare questo, cioè metterci un pochino di più, però farlo con un certo criterio. Di modo che dopo un po' di tempo avrete una pagina fan con dei fan, no? E non con dei fantasmini che comunque non hanno interesse per il vostro contenuto e comunque non interagiranno mai con la vostra pagina. Come si può fare, abbiamo visto prima, come si può fare per fidelizzare i nostri clienti e fare in modo che un po' interagiscano con la nostra pagina e un po' consiglino anche agli altri, no? Facciano in modo di condividere anche i nostri contenuti perché ritengono contenuti interessanti e quindi degni di essere poi condivisi e interessanti per poter essere condivisi anche con altri. Beh, innanzitutto, come vi dicevo stamani, c'è un grande vantaggio di queste piattaforme, il fatto che riusciamo a comunicare in maniera anche meno formale rispetto, non so, a una comunicazione via mail, dove di solito utilizziamo sempre buonasera dottore, gentile signore, eccetera. Tutte queste formule qui possono essere eliminate. Possiamo utilizzare un linguaggio molto più informale, possiamo accorciare le distanze che ci sono fra noi e i nostri clienti, perché in quel caso, in quella piattaforma, spessissimo ci diamo del tu. Io spessissimo con i miei clienti sulla pagina mi do del tu, perché comunque è una piattaforma che lo consente, lo permette. Se ti viene dato del lei, magari rispondi, ovviamente adeguandoti anche al linguaggio che ha la persona che ti sta scrivendo, però in generale c'è la possibilità di, no, di essere un pochino anche più sciolti nella comunicazione, no? Senza tutte quelle formule pesanti, no? Cordiali saluti, gentilmente, cordialmente, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Quali sono le informazioni che noi possiamo fornire nella nostra pagina per creare appunto questo accorciamento, diciamo, delle distanze fra noi e i nostri clienti? Beh, innanzitutto, qui parliamo di turismo ovviamente, però si può parlare tranquillamente anche di fornire informazioni e supporto pre e post acquisto, no? Non necessariamente pre e post soggiorno. Informazioni interessanti. Prima parlava giustamente lui, diceva noi diamo informazioni su tutti quegli eventi che ci sono nella nostra regione, li aggreghiamo nella nostra pagina e permettiamo alle persone di scaricarseli, di condividerli e di tenerli, no? Quindi è anche un sistema per attirare persone, dice guarda ti do io queste informazioni, le trovi sulla mia pagina e quindi in quel modo si attirano, no, le persone, si invogliano le persone a rimanere su questa piattaforma per poi conversare con noi. Un altro metodo è quello di fare delle domande. Immagino che questo risultato l'abbiate ottenuto chiedendo alle persone quali fossero i contenuti che ritenevano più interessanti. C'è stato un collega mio, per esempio, che a un certo punto ha chiesto alle persone, ai suoi clienti, insomma, ai suoi fan che erano sulla pagina, quali fossero le bevande che avrebbero voluto trovare nel minibar in camera. E quindi poi ha invogliato l'interazione sulla pagina chiedendo, facendo questa domanda. Quindi le persone poi hanno risposto, hanno detto io vorrei quello, vorrei quell'altro, eccetera, dalle cose più disparate alle cose più semplici, che magari, alle quali magari uno non pensa, no? E quindi si crea, no? Si crea anche questo rapporto veramente molto, molto informale.
o anche con delle foto, perché la foto comunque è un, come abbiamo detto, è un supporto che ti fa, che ti permette anche di non dover tradurre in altre lingue quel significato, quel messaggio, quindi ti permette anche di comunicare a un pubblico molto più vasto. Poi si può anche comunicare con i nostri clienti, perché? Perché su queste pagine ci possono essere lasciati dei commenti, possono essere lasciate delle recensioni o anche delle critiche. Quindi si può iniziare veramente una conversazione a due sensi che continua anche nel tempo. Ci sono persone che mandano magari dei messaggi per fare delle prenotazioni o per richiedere delle informazioni e poi messaggi che si prolungano anche nel tempo. Quest'anno è venuta una ragazza in albergo e il primo messaggio che mi ha mandato era del 2010. Quindi da allora, piano piano, ho cominciato a conversare, a comunicare, noi abbiamo sempre risposto e quindi piano piano poi alla fine lei ha deciso, è stata dura, è stata lunga, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Quindi comunque in generale quello che le persone cercano quando approdano su una pagina di un'azienda è di avere delle informazioni, no? Di avere un rapporto umano comunque con delle persone che stanno dall'altra parte, invece di stare attaccate alla cornetta di un telefono e aspettare. No, digita 5, digita 6, eccetera, si manda un messaggio su un social, su Facebook, poi lo vediamo, c'è anche su Twitter, e quindi si cerca di creare un rapporto di fedeltà anche, no? Quello è poi la fidelizzazione, si cerca di creare un rapporto che poi continua nel tempo e che ci permette di non perderlo, no? Dandogli sempre informazioni utili, dandogli sempre anche delle risorse che magari in altri posti non potrebbero trovare. Vuoi l'offerta, vuoi una promozione, vuoi informazioni utili sulla città proprio anche, non soltanto sugli eventi, ma anche su cose che su un parcheggio, piuttosto che su dei ristoranti, insomma qualsiasi tipo di informazione che può essere ritenuta utile per un soggiorno e per rendere anche meno stressante la ricerca stessa delle informazioni su tante altre piattaforme diverse, quindi soltanto in uno. Quindi la relazione con il cliente passa da tutti questi piccoli accorgimenti, diciamo. E questo, ad esempio, questo ne è un esempio, questo è un messaggio privato dove questa signora mi chiedeva delle informazioni riguardo a un parcheggio, riguardo a trasferimento dall'aeroporto all'albergo, perché comunque è molto, non è complicato, però dall'aeroporto, da Pisa comunque devi prendere il treno, devi prendere il pullman, quindi comunque sono tutte informazioni che una persona di lingua inglese deve andare a reperire magari su siti che sono solo in italiano. E quindi c'è un rapporto che si instaura, questa signora tra l'altro, poi dopo lo vedete, è quella che poi mi ha portato anche un regalo quando è arrivata in albergo. Perché si era comunque, c'è stata una sorta, no, di rapporto, non dico di amicizia, perché comunque insomma è sempre dal lato di un'azienda, però i messaggi sono sempre firmati, quindi c'è una persona dietro, non c'è l'Hotel Universo, c'è Marianna che ti risponde ai messaggi. E quindi quando tu arrivi sai che puoi parlare con una persona, sai che la tua storia quando arrivi non è una storia che nessuno conosce. Quando arrivi in albergo sai che una persona ti ha seguito fino a quel momento, ti ha aiutato fino a quel momento, sa quali sono i tuoi problemi, le tue necessità, e quindi ti senti anche un po' meno estraneo, no? Ti senti anche, è anche meno stressante comunque andare a viaggiare in una località che comunque tu non conosci. Lei ad esempio viaggiava da sola, quindi una signora di una certa età, e quindi comunque si è organizzata il viaggio attraverso Facebook, contattando le aziende, ma questa poi è diventata la nostra cliente, poi dopo è tornata, quindi l'abbiamo conquistata, insomma, l'abbiamo fidelizzata. Una cosa che potete fare con i post è, quando ce n'è uno particolarmente interessante, metterlo in evidenza. Prima mi dicevano devo comunicare che l'album delle foto che noi abbiamo fatto in quel dato evento è online, è disponibile. E allora cosa possiamo fare? Se non vogliamo che quel post che abbiamo scritto per informare vada sotto gli altri nel nostro diario, no, nella nostra pagina,
lo stelliniamo, ovvero lo mettiamo in evidenza. Quindi questo contenuto rimarrà in evidenza sulla vostra pagina. Quando una persona approderà sulla pagina, vedrà questo contenuto come primo, in prima posizione, e quindi rimarrà sempre visibile, rimarrà sempre in evidenza. Questo è utile quando avete appunto magari un evento che dovete promuovere anche magari a breve, e comunque volete che rimanga sempre ben visibile, lo potete utilizzare. Un'altra cosa simpatica, diciamo interessante, che si può fare, soprattutto quando un'azienda ha una certa storia, o comunque dei pregressi, una storia da raccontare, perché ricordatevi che comunque quando ci avviciniamo a queste piattaforme, come dicevamo, andiamo a interrompere anche un momento ludico, delle persone. Quindi raccontare una storia e non soltanto propinare offerte commerciali è una strategia che comunque è sempre vincente. Quindi andiamo a raccontare anche una storia, la storia della nostra azienda, i passi che noi abbiamo fatto per arrivare dove siamo arrivati. Quindi una sorta di storytelling nella nostra timeline. Questo è molto semplice, possiamo aggiungere dalla pagina dei traguardi, quindi dei momenti importanti della nostra azienda. In questo caso io ne ho preso uno a caso, vedete, c'è diario 1935 in alto, perché lui nel momento in cui voi inserite un traguardo ve lo aggiunge in alto a destra in una sorta di cronologia. E quindi chi naviga sulla vostra pagina può vedere immediatamente e può anche saltare direttamente a un determinato anno. E in quel momento potete inserire un evento particolare che per voi è stato importante. Non è necessario avere cose tanto indietro, tipo 1935, ma può essere anche una cosa di 3 anni fa, no? O di 5 mesi fa. È comunque un modo di raccontare una storia. C'è stato un evento che voi comunque volete tenere in evidenza? Benissimo, lo inserite all'interno del vostro racconto, no? Della vostra storia. Nello stesso modo potete utilizzare la vostra timeline per pubblicare invece un traguardo, quindi un risultato, qualcosa che ha un premio che avete ricevuto. Nello stesso modo, sempre sulla timeline, potete inserire sempre dal vostro pannello di amministrazione, un'altra sezione, un'ulteriore sezione, che si chiama appunto traguardo. E anche in questo caso lo potete utilizzare per raccontare la vostra storia. Ora, non ho la slide, però ad esempio noi avevamo messo la premiazione della Camera di Commercio come una delle aziende più vecchie di Lucca, con oltre 100 anni di attività. E quindi abbiamo pubblicato la foto come una sorta di traguardo aziendale, no? Come può essere anche il raggiungimento di un obiettivo che vi eravate prefissati. Nello stesso modo cerchiamo di raccontare la nostra storia, perché questo è fondamentalmente, no? Poi possiamo pubblicare anche delle offerte e dei contenuti e delle promozioni, che comunque sono cose che interessano al nostro pubblico, però la cosa importante è raccontare veramente la nostra storia, cioè delle persone, che è quello che a loro interessa di più. Le pagine, quando pubblicano, e questa è una novità di qualche tempo fa, hanno la possibilità di essere inserite in una, diciamo, in una timeline, in una home dedicata solo alle pagine. Quindi io nel mio diario posso andare a vedere tutti gli aggiornamenti che le pagine hanno pubblicato, e lo posso vedere direttamente da pagine di notizie, anche se è una traduzione veramente terrificante. Se io vado su notizie, su in cima vedo tutti gli aggiornamenti, quindi vedo sia i profili che le pagine. Se invece vado su pagine, vedo soltanto gli aggiornamenti delle pagine, quindi delle pagine business. Quindi in quel caso posso andare a controllare appunto tutte le pagine di cui sono fan, posso controllare gli aggiornamenti, posso controllare che cosa hanno pubblicato. E quindi questo comunque è uno strumento anche più utile per chi gestisce una pagina, perché
non si perde nel marasma dei contenuti, degli aggiornamenti tipo giochi, cause, Farmville e gli aggiornamenti che comunque ogni persona, aggiornamenti di stato che comunque ognuno di noi, no, pubblica nella proprio, sul proprio diario. Come possiamo fare poi per promuovere i nostri contenuti e fare in modo che appaiano anche più spesso e con più frequenza nella timeline degli utenti di Facebook? Pagando, ovviamente. Quindi promuovendo gli aggiornamenti, promuovendo i post. Non so se qualcuno di voi ha già provato a fare qualcosa del genere. Sì. Gli aggiornamenti, anche voi? E avete trovato benefici? Abbiamo fatto una brevissima campagna di prova, si può dire, per della durata di 4 giorni, scaduta stanotte. Ci sono assistiti, abbiamo riscontrato, abbiamo praticamente cercato di promuovere il video di una nuova, un nuovo video che abbiamo realizzato. Certo. 40 euro per 4 giorni, 10 euro al giorno, solo per vedere il risultato, in magari in prospettiva di fare un'altra campagna. Certo. No, mi hai dato il là anche per introdurre anche un altro concetto, che è proprio questo. Quando si va a promuovere un contenuto su Facebook, si pensa, spesso magari si promuove soltanto la pagina, cioè il tasto promuovi la pagina. Questo promuovi la pagina magari può essere sì utilizzato per avere, diciamo, più like alla pagina, però in realtà è un po' un metodo fine a se stesso, quindi voi investite dei soldi per poi avere più like su una pagina, però quei like che vi arrivano sulla pagina non è detto che siano effettivamente poi permanenti, diciamo, che poi rimangano sulla pagina, rimangano vostri fan. Quindi di solito io consiglio di... sì, di utilizzare questo sistema, però per promuovere, come avete fatto giustamente anche voi, un post, quindi un contenuto che può essere o interno alla pagina, quindi un video che poi voi magari avete voluto promuovere, quindi benissimo, perché è un contenuto sul quale effettivamente noi approdiamo nel momento in cui andiamo a cliccare sull'offerta, sulla sponsorizzazione, diciamo, di questo contenuto stesso. Mentre se io promuovo soltanto una pagina, rischio di perdermelo quel fan, perché comunque io pago. Lui arriva sulla mia pagina, me la guarda, magari può anche non metterlo il like, perché non è detto che lo faccia. Oppure me lo mette, però poi dopo un po' di tempo magari se ne va e lo toglie, perché non ho creato veramente un interesse o comunque un motivo per cui lui rimanesse lì. Gli ho solo detto esiste la mia pagina. Quindi certo, sì, può essere utilizzato se magari vogliamo inizialmente avere un bacino un pochino, no, di quando siamo proprio all'inizio. Sì, sì, certo, bisogna vedere poi quale obiettivo ci prefiggiamo, no? Perché avere più like non sempre è indice poi di un vero engagement nella pagina, no? Di un vero... Ecco, certo, certo, sì, sì. Sì, dipende sempre, esatto. No, il criterio lo date voi. Lo date voi, sì. C'è un... Ora poi vi faccio vedere con le offerte, che comunque più o meno ha lo stesso concetto. Lo decidete voi,
a quale pubblico far vedere questo tipo di contenuto, decidete quanti giorni deve rimanere online questo contenuto e decidete quanto volete spendere per tenere online questo contenuto. Ci sono varie... Lui ti dice, se tu spendi 4 euro, io ti do una... ti stimo quale portata, quindi quale visibilità poi avrà il tuo post. E quindi decidi in base a quello quanto spendere, a chi farlo vedere. È molto, molto personalizzato anche per le offerte. Sì. Però dicevo, avere tanti fan su una pagina non è sempre indice poi di coinvolgimento. Anzi, addirittura... ultimamente si è notata proprio un'inversione di tendenza, quindi le pagine che hanno tanti più fan hanno notato una diminuzione dell'interazione dei fan sui loro post. Parlo anche di grandi brand, non soltanto di quelli piccoli. E effettivamente è così, perché più fan loro, a parte il fatto che comunque Facebook vuole guadagnare, no? Quindi vuole spingere comunque le aziende ad acquistare le promozioni e le sponsorizzazioni, però è anche il fatto che comunque più fan si hanno, più il contenuto, più sono anche scaglionati, no? Perché non tutti sono online nello stesso momento, non tutti sono connessi nello stesso momento, e quindi c'è anche la possibilità che il nostro contenuto si perda nella timeline, no? Quindi nella pubblicazione dei contenuti da parte di tutti gli altri. Quindi si sta aggiornando tantissimo anche nei confronti di queste cose. Sì, diciamo che l'algoritmo sì, l'hanno aggiornato da poco, ma non solo, ma ora introdurranno anche il grafo, che ora vediamo, quindi la famosa ricerca sociale, no? Che adesso non è ancora attiva per tutti, però lo sarà. E quindi diciamo che il post promosso ci può aiutare effettivamente a promuovere un contenuto che altrimenti rischierebbe di non essere visto o comunque di non essere notato effettivamente. Vorrei, sì. I traguardi che ben descritti, non, cioè, a parte il fatto che ti faccia scrivere l'inizio della tua storia, poi il resto dove si può fare? Cioè da che parte della... Devi andare in mezzo alla pagina. In mezzo alla pagina. Ah, e da lì te lo fa modificare? E ti arriva... Ok. Sì, scusa, lo so che sono dettagli piccoli, però... No, ma è vero. Siccome perché ti seguiamo mentre... Sì. Ok. Sì, devi andare in mezzo nella pagina. Sì, non è chiarissimo effettivamente. Se non lo sai, sì, se non lo sai, ora qui ho fatto vedere il puntino, sì, perché se non lo sai non ci arrivi. Sì. Ah. Sulla costruzione della storia. Per quanto riguarda la costruzione della storia, fatela in modo, tra virgolette, accattivante, una sorta di mitologia vostra, dalla vostra associazione, dalla vostra azienda. Il fatto che noi siamo un'associazione costruita da 9 ragazze che ci piace tanto fare turismo, così ne trovate 50 miliardi di descrizioni così. Cioè, dovete metterci il cuore, far capire, cioè, far trasparire passione. A noi piace questo, ci è venuto in mente guardando il tramonto a San Cataldo, allora ci siamo detti perché non, cioè dovete diventare quasi poeti, no? Di voi stessi. Vabbè, non lo so, no. Io ci sono mai stato a San Cataldo, ho visto le serie di Lecce, ecco, non so se... Non c'è il tramonto a San Cataldo, è un posto senza tramonti. Vabbè, perché c'è l'alba lì, è vero. Eh? C'è l'alba, c'è l'alba. Ci sono tante albe però a San Cataldo, sì. Dopo fa fattura per il consiglio. Questa è un'altra consulenza. Io. Quindi, prima, vabbè, questo ve lo accenno velocemente, anche perché poi ora è molto cambiato, però questo è quello che vi dicevo prima riguardo al check-in. Ora lo screenshot non è proprio più così, è cambiato. Però questo è quello che avevamo accennato prima, sulla possibilità per un'azienda appunto di fare il check-in. Vedevamo prima quell'albergo che aveva tutti quei check-in
non avendo rivendicato la pagina. Quindi questo rientra in tutte quelle azioni diciamo non dirette che un utente può fare per promuovere la nostra azienda, perché in questo caso lui fa check-in magari nel nostro albergo, nella nostra città, nella nostra attività, perché si può fare check-in in tutte le imprese locali, e quindi indirettamente comunica alle altre persone che è stato in quel posto, che è in quel posto, e così fa promozione, no? Fa il famoso check-in. Qualcuno di voi usa Foursquare? Ecco, è la stessa, il concetto è esattamente lo stesso, identico, infatti è mutuato poi da tutti questi social network di geolocalizzazione che si basano su questa tecnologia. Quindi abbiamo detto, vabbè, in questo caso voi potete fare una verifica come quella che avrebbe dovuto fare l'albergo, andate a verificare se effettivamente non esiste la ricerca che abbiamo visto all'inizio stamani, se effettivamente il vostro luogo non esiste già. Quindi non fate altro che ricercare il nome della vostra attività tra i luoghi, se ci dovesse essere già non fate altro che rivendicarlo. Rivendicate il luogo dicendo a Facebook che siete voi. C'è una procedura da fare, da seguire, vi chiederà magari di solito chiede una bolletta o una carta di credito, ma senza fare nessun tipo di addebito, e potete quindi poi procedere con la verifica del vostro luogo, e quindi poi permettere alle persone di fare check-in nella vostra location. Allora, prima si parlava appunto delle offerte o promozioni, sponsored post, quindi ti faccio vedere un attimo anche l'extranet. Facebook offers sono le offerte, no? Quelli che hanno chiamato poi Facebook deals, sono le offerte che un'azienda può fare per promuoversi. Sono effettivamente veri e propri coupon che viaggiano nella timeline di Facebook. È lo stesso Facebook che ci dice che cosa sono, c'è un servizio di social shopping, quindi all'interno del social network io posso vendere un mio prodotto, posso vendere un coupon, diciamo, per vendere un mio prodotto, quindi è diciamo una cosa un po' indiretta. Il valore delle offerte, questo là, io andrei un po' avanti perché siccome siamo andati un pochino anche lunghini stamani, quindi vorrei darvi poi qualche cosa in più anche sugli altri social. Vi faccio vedere un momento, tanto questa è la preparazione dell'offerta, offerta o evento, aspetta, ti volevo far vedere. Ecco, questo è un po' anche, non c'è, vabbè, come non detto, non ce l'ho, ho solo quella delle offerte, niente, volevo farti vedere la targetizzazione dell'offerta, ma non ce l'ho, quindi niente. Vabbè, questo qui è come vedete il coupon poi quando avete pubblicato un'offerta su Facebook, però ecco, andrei avanti su questo argomento che comunque non è, volevo accennarvi un momento prima di questo, perché è un nuovo sistema di ricerca che sta introducendo adesso Facebook e che sarà molto utile e che si basa ancora di più sulla riprova sociale, perché tutte le verranno raggruppate, diciamo, tutte le azioni che i nostri amici e anche noi abbiamo fatto e facciamo, per poi fornirci ancora più informazioni riguardo alle attività, quindi attività che hanno fatto i nostri amici. Quindi si basa sempre sulla fiducia che poi noi riponiamo negli amici nostri, negli amici stessi. Ed è il grafo sociale, quello che viene chiamato il grafo sociale di Facebook. Ancora non c'è, infatti vedi che c'è scritto iscriviti alla lista d'attesa, perché ancora non è attivo per tutti gli utenti. Qui posso ricercare, ad esempio, tutte le foto scattate a New York dai miei amici, e lui me le aggrega. Quindi è una sorta di motore di ricerca interno super avanzato di Facebook. E in questo caso io posso andarmi a ricercare anche, per esempio, tutte le foto scattate a Lecce in un certo periodo, dai miei amici o da persone che abitano a Lecce. Quindi sarà un grande aiuto anche per noi che vogliamo recuperare dei contenuti che sono già presenti su Facebook, o anche andare a recuperare dei contenuti che magari abbiamo, no, prodotto noi o i nostri amici. È comunque un sistema molto utile e si basa ancora di più sulla connessione che c'è fra tutti gli utenti. Quindi io sono amica sua, lei è andata a Lecce, ha scattato delle foto, oppure lei è andata
e questo si ricollega sempre di più al concetto del business e quindi di quello che poi a noi interessa, è andata in un determinato ristorante e io voglio ricercare appunto tutte le connessioni che lei ha avuto riguardo a quella destinazione. Quindi vabbè, le persone che odiano Jane è membro di quel gruppo e quindi e ha una relazione con quell'altro e quindi si creano tutte queste connessioni che vengono poi sfruttate da questo tipo di grafo. Cosa si può fare con questo? Innanzitutto funziona in questo modo, funziona, ho detto, tramite le relazioni di amicizia, quindi ho connessioni con altre persone che compiono delle azioni e quindi lui analizza le connessioni e le azioni che sono state compiute sia da me che ai miei amici. Analizza tutte le pagine sulle quali io ho cliccato il like, quindi tutte le pagine che a me piacciono. Analizza i posti dove io ho fatto check-in. Quindi la presenza di un'azienda in maniera intelligente permette poi di far compiere agli utenti tutte queste azioni e quindi poi di essere, di trarne dei vantaggi nel momento in cui le persone andranno a ricercare questi contenuti su Facebook. Beh, è chiaro questo il meccanismo, no? Perché funziona in amicizia, è sempre la questione del passaparola, soltanto che adesso questo nuovo meccanismo, diciamo, di ricerca è ancora di più legato a tutte le azioni che noi compiamo, non soltanto perché io sono amico, ma perché anche loro hanno compiuto queste azioni, come ad esempio si parlava stamattina di Spotify, no? Di tutte quelle azioni che io compio perché sono legate a determinate applicazioni, quindi like, condivisioni, commenti e via discorrendo, e lui analizza tutto quello che noi scriviamo. Un esempio è questo. Questo ragazzo ha scritto DJ in un commento, stavano parlando stavano discutendo e commentando una conversazione fatta da un altro suo amico e a destra è arrivata per le tue serate il negozio per DJ. Questo è in pratica come funziona. Ed è anche abbastanza spaventevole se ci pensate, perché, no? Che poi in realtà è quello che fanno in generale anche i motori di ricerca. Non so se vi è mai capitato di navigare su Google, poi di entrare su Facebook e di trovarvi un oggetto che voi avete appena visto su Google. Sì, 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 esatto. Magari siete su Amazon, state guardando dei libri da comprare, chiudete, uscite, andate su Facebook e vi ritrovate il libro che voi avevate appena guardato. Scary? No? Abbastanza. Però funziona così. In realtà per le aziende è una grande opportunità, soprattutto per Facebook, però è una grande opportunità. Quindi si passa a un nuovo tipo di ricerca. Non è più la ricerca semplice di ristoranti, ma è la ricerca 2.0, cioè i ristoranti che sono stati provati, consigliati, dove i miei amici hanno fatto check-in. Quindi si va ancora, no? È ancora un passo più avanti. E è un po' questo, vedi? Ristoranti, queste ovviamente sono tutte screenshot che forniscono loro, perché ancora in Italia non c'è. Quindi ristoranti a Londra dove sono stati i miei amici. E quindi riesco a trovare, vedi, amici che hanno dato il like al locale, stelle, cioè quindi la valutazione che è stata data di questo locale, la mappa dove io trovo questo locale. Quindi più io ritorno a bomba, più io mi comporto bene, più io ho una pagina interessante, più io do delle informazioni interessanti, più lo faccio adesso e più quando tutti questi meccanismi saranno online e saranno comunque attivi, io comunque ne beneficerò, perché le persone daranno una valutazione alla mia pagina, e già adesso si può fare. L'avete visto che si possono dare le stelle, no? Le pagine? Ti appaiono? Sì, sì. Sì. Non l'hai mai fatto? Non l'hai mai visto? Valuta questi luoghi? No. 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 Come sulla pagina personale? Cioè, valutare le persone? No, è il profilo personale che può valutare le pagine. Sì, sì.
Era questo che mi dicevi? Sì, no. No, pensavo valutare le persone. No. Ci arriveremo. Temo quel momento. Poi uno strumento, ora facciamo un piccolo cappello sulle statistiche di Facebook, cioè quelle che voi trovate nelle vostre pagine e che vi danno delle informazioni, quelle che si chiamano insights di Facebook, e che vi danno veramente molte informazioni sugli utenti della vostra pagina, quindi quanti anni hanno, da dove vengono, che lingua parlano, addirittura l'ora del giorno nella quale sono online. Quindi voi potete anche decidere, scusami? Sì, esatto. Voi potete addirittura decidere a che ora postare il vostro contenuto. Magari voi, i vostri utenti sono tutti online alle 3 di notte, c'è chi ne sarebbe contento, alle 4 di notte, e quindi voi pubblicate il vostro contenuto alle 4 di notte, perché la maggior parte dei vostri utenti, o comunque una buona parte dei vostri utenti, è online a quell'ora. Se non l'avete mai visto è questo, dove la portata post... Ora, questo è un periodo ovviamente limitato, dal 29 settembre al 5 ottobre, dove si vede che la portata totale della pagina, la portata significa il numero degli utenti che hanno visualizzato un determinato post. E questo è un dato importante, perché significa che quegli utenti in quel momento erano online. Le persone che ne parlano è un altro dato anche veramente importante, perché significa che quella determinato post di quella pagina, di quel determinato momento, ha creato interazione, quindi ha creato coinvolgimento. E questo è dato ovviamente da un calcolo che fa Facebook basato sui like che queste persone hanno dato a quel determinato contenuto, sui commenti che hanno postato su quel determinato contenuto, sulle condivisioni e via così. E vi dà ovviamente, come vedete, anche proprio nel periodo, vi dice quanti nuovi mi piace avete avuto in quel periodo, vi dice se sono di più o di meno rispetto al periodo precedente. Vi dice 10 nuovi mi piace, 2 commenti, 1 condivisione, 181 click sui vostri post, quindi potete veramente avere un'idea precisa di quanto il vostro contenuto sia stato interessante per i vostri utenti. E questa è un'analisi che, insomma, andrebbe fatta effettivamente più volte nella settimana, e soprattutto ogni volta che state analizzando un vostro contenuto. Vi faccio vedere qualche immagine. Qui vi dà... Sì. Cioè per un mese, si va a periodi, sì, si va... Sì, però adesso io vedo là sopra che dà dal 29.9 al 5.10, sì. Vorrei il dato aggregato per mese. Sì, ma lo puoi fare, ora io ho messo un periodo, l'ultimo periodo, esportando i dati. Sì, sono file, sì, sì. Infatti, speravo che finalmente... Sì, No, sono dati che vanno messi, sì. In realtà poi, come in tante altre piattaforme, si usano degli strumenti esterni per fare le analisi di questo tipo. Di solito si usano altri strumenti. Questo è uno strumento gratuito all'interno di Facebook che è utile, sì, come ad esempio, so, ultimamente sono stati introdotti anche su Pinterest, ma sono abbastanza... Sì, di solito usiamo tutti strumenti, altri tipi di strumenti, insomma, per fare le analisi un pochino più dettagliate. Questo è utile perché comunque un post che noi abbiamo pubblicato ci viene analizzato anche nel breve periodo. CSV, sì. Excel, sì, CSV. Ecco, questo giusto per farvi avere un'idea, vi dice anche giorno per giorno quante volte è stata visualizzata una pagina e vi dice quale pagina giorno per giorno è stata visualizzata. Quindi se è la pagina del diario, quindi il mio profilo, diciamo la mia home page, se è la scheda amministrazione, se è la scheda foto, quindi quante persone in quel giorno sono entrate e hanno visitato il tab foto della pagina.
E lo stesso, io ho per esempio il Look Inside, che è l'altra tab, quindi lui mi dice per ognuna di queste quante volte le persone sono entrate e in quali giorni. Quindi sono dati molto utili. Riferimenti esterni significa da quali siti sono provenute le visite alla pagina Facebook. Quindi in questo caso io vedo che una buona parte è anche dal mio sito, quindi dal sito dell'albergo. E ovviamente da Google e dal mobile. Punto info era il vecchio sito mobile che avevamo prima. Quindi comunque una buona parte delle visite erano state date anche dal sito. E questo è quello che si diceva stamani. Quindi una buona integrazione dal sito con il sito e i social network ti permette comunque di avere visite anche incrociate. Quindi io riesco alla domanda, no? Riesco a creare interazione sia dal sito al social network che viceversa, che è poi quello che a noi interessa, creare una sorta di, no, di presenza generale per far vedere che comunque siamo, no, siamo presenti su diverse piattaforme. Oh, questo è il doppio. Queste sono un altro dato interessante e sono le azioni che i vari utenti vanno a compiere sulla nostra pagina. Quindi se ci hanno menzionato, se hanno pubblicato sulla nostra pagina, quindi se hanno pubblicato loro un contenuto sulla nostra pagina, le registrazioni sono i check-in, quindi le persone che hanno fatto il check-in sulla nostra pagina. Oppure le offerte acquistate. Le registrazioni, noi riusciamo a vedere il numero di registrazioni delle persone che hanno fatto il check-in, però se non sono nostri amici non vediamo i volti, diciamo, delle persone. Ma comunque abbiamo un dato importante che è quello del fatto che queste persone comunque si sono registrate. Questo è quello che si diceva prima, il numero medio di fan che hanno visitato i post in un'ora. Quindi quando i fan sono online, io vedo il numero esatto dei fan presenti durante tutta la giornata e nei vari giorni della settimana. Bene o male, almeno in questo caso, c'è sempre una... durante tutta la settimana si vede, nonostante i fan siano 1000 qualcosa, un 200 e passa di solito si perdono per la strada. Quindi di solito online, puntualmente e attivamente, circa 800. Quindi no, anche il numero poi alla fine è sempre molto relativo. E in questo caso si vede i fan che hanno visualizzato appunto i miei post, quindi i fan che in realtà erano online in determinate ore. Non si vede perché, non si vede la slide perché è troppo grande, ma sotto ci sono le ore, sotto la balenottera qui si vedono le ore. E quindi andando sopra con il mouse si può vedere a che ora, in che giorno, perché si incrocia, a che ora e in che giorno erano online i miei fan. Quindi posso decidere in base a questo anche a che ora pubblicare un determinato contenuto. Vediamo un attimo, dimmi, dove sei? Sì, sì. Ah, ora non ho forse la slide nel coso, si vede. Si vede la città anche, sì, sì. Si vede la lingua ovviamente e, sì, e anche la città, il sesso, l'età. Dal pannello di amministrazione. Scusami? Qua, guarda. Scusami. Devi andare qua. Ah, ecco, panoramica. No, non sono legati. Quindi una tab. Bellissima. Vedi? Okay. Guarda. Ti dà donne, uomini, l'età, percentuale online. Sì, esatto. Su persone. Sì. Gli si è aperto un mondo, fantastica lei, guardala, la felicità fatta per sole. Ma di solito sugli insights la gente si addormenta, lei invece, fantastico, sì. Siccome siamo lunghi vorrei andare avanti, allora, io vorrei lasciarvi un attimo perché altrimenti non ce la facciamo poi a affrontare anche gli altri argomenti. Comunque l'ultimo mini argomento riguardava i contest, però sono un po' lunghini come argomento, quindi andrei magari a parlare
i conti su Facebook, anche perché poi bisogna parlare, sì, perché poi c'è tutta la questione, insomma, legale, eccetera, quindi mi sembra che abbiamo dato una panoramica su Facebook, dare anche altre, tanto no, al limite. Quindi volevo parlare un momento anche di Twitter, perché poi per andare poi anche all'argomento sulle immagini, che non voglio saltare perché è molto interessante, soprattutto per chi inizia comunque a avvicinarsi, no, al social media marketing. Quello con le immagini è un tipo di approccio che ha dei risultati, è anche più semplice da usare, più facile, meno noioso anche di altre cose, devo dire la verità. Chi di voi ha Twitter che lo usa? A parte i twittatori folli che mi stavano twittando prima. Sono arrivata, avevo tutto pieno di... che è successo stamani? I twittatori folli. Chi è che ce l'ha anche tra di voi? Ah beh, sì. Twittate immediatamente. Allora, Twitter è uno strumento, è una piattaforma di microblogging, definita una piattaforma di microblogging, dove possiamo pubblicare dei contenuti, degli aggiornamenti di stato, di massimo 140 caratteri. E la prima obiezione che viene sempre fatta quando si parla di Twitter è che, proprio forse dovuta anche al fatto che molti lo utilizzano in questo modo, è che la gente parla un po' troppo degli affari suoi, no? Quindi a me francamente non interessa sapere che la determinata persona sta andando in pausa caffè, o sta uscendo di casa, o sta prendendo la macchina, o che fuori di casa sta piovendo. In realtà c'è un mondo dietro a Twitter e all'utilizzo di Twitter. È uno strumento veramente efficace sia di comunicazione con i nostri clienti che anche di promozione della nostra azienda. Twitter è nato nel 2006, qui non si vedono però le slide, forse le abbiamo ingrandite un pochino troppo, sai? Forse bisognerebbe diminuirle un pochino perché sparisce completamente l'ultima riga. Twitter è nato nel 2006, il primo tweet che è stato lanciato è stato quello del fondatore, Setting Up My Twitter, che era il nome iniziale, non c'era lei, era così inizialmente. Manca l'ultima riga. Sì. No, non c'è una via di mezzo fra uno e l'altro, no? Vabbè, dai, niente, non importa, lasciamole grandi, sennò... Ecco, perfetto, perfetto. Così è perfetto. Così si vede anche magari l'ultima riga. Poi nel 2009 Mike Massimino ha pubblicato il primo tweet dallo spazio, che è stato questo. L'avete mai seguito? Anche ora ultimamente c'erano gli astronauti, quell'astronauta italiano che era andato... No. Un twittatore folle anche lui, è stato divertente seguire tutte le sue imprese. Il tweet che è stato in assoluto più ritwittato nella storia è stato quello della rielezione di Obama del novembre. L'hai ritwittato anche te. Barack Obama viene eletto per la seconda volta e riceve una cosa come 811.219 tweet, quindi è stato il tweet in assoluto più ritwittato della storia. Ma non soltanto la politica, anche Benedetto XVI ha aperto per la prima volta nella storia il suo account Twitter, e anche lui, vabbè, dopo neanche un'ora aveva 95.000 follower, ovviamente, perché... quindi tutti si stanno un po' accorgendo, no, della forza di questa piattaforma, che ha celebrato 7 anni, quindi dal 2006, Twitter 7, la rete si è un po' anche scatenata in quella data per appunto festeggiare i 7 anni di vita di Twitter. Vi do qualche numero: ogni secondo vengono inviati 750 tweet, ogni secondo, gli utenti registrati sono arrivati addirittura a circa 500 milioni, anche se poi quelli veramente attivi sono molti meno, sono 170. Gli Stati Uniti sono il primo mercato, diciamo, per questa piattaforma, anche se poi in realtà ultimamente
vuoi anche un po' perché lo stanno scoprendo un po' di personaggi dello spettacolo, no? Un po' di politici e così, quindi molti altri si stanno avvicinando. E la fascia media di età è un pochino più bassa rispetto agli altri social network. In realtà però fra il 30 e i 49 anni c'è un 40%, quindi diciamo che sono abbastanza giovani le persone che lo utilizzano. Io ovviamente sono fra i 18 e i 29, è la mia fascia, no? Così per informazione. l'utente medio ha 27 follower, come penso chi usa Twitter sappia, è un po' più difficile, no? Avere follower su Twitter rispetto ad altre piattaforme, no? Cioè quasi si incancrenisce la manina quando devi pigiare su follow, no? Ma anche quando devi pigiare su retweet, in realtà c'è questa sorta di avarizia del follow, no? Anche perché no, in realtà poi seguendo veramente tante persone diventa poi un pochino anche più complicato riuscire a seguire tutti i contenuti. E comunque sono contenuti che noi riusciamo a visionare anche non seguendo le persone, perché Twitter è pubblico. Si possono proteggere i tweet, si può avere un account privato, però insomma, considerando la finalità dello strumento non ha molto senso, però c'è chi lo fa, ma anche su altre piattaforme, anche su Instagram ad esempio si può decidere di avere un profilo privato. Il 57% delle aziende che usano i social network utilizzano Twitter. Quindi è comunque uno dei principali strumenti di business, di marketing. Quasi tutte ormai le aziende, no? Lo utilizzano, perché è un sistema molto veloce. Addirittura io quando ho bisogno sia di lamentarmi, ma anche di chiedere assistenza ad un'azienda, la prima cosa che faccio è cerco se ha un account Twitter. Ma perché? Perché essendo pubblico, e quindi dovendo loro anche rispondere in maniera pubblica, sono anche un po' spinti a rispondere in maniera veloce, no? E quindi a darmi una risposta nel più breve tempo possibile. Prima si diceva no, circa di solito in un paio d'ore, di solito noi la risposta ce l'aspettiamo nel giro, a volte anche di un paio di minuti, no? Da un'azienda. Ci aspettiamo che ci risponda comunque in maniera veloce, in maniera esaustiva, e comunque queste piattaforme dove la risposta è pubblica inducono anche le aziende a rimboccarsi un po' le maniche, no? E a preoccuparsi di fare effettivamente del customer care intelligente attraverso sempre queste piattaforme. Volendo saltare un momento i numeri, possiamo andare un momento a capire cos'è effettivamente Twitter e quali sono tutti questi termini che vengono utilizzati sempre e che ci aiutano un po' a capire come si utilizza. Quindi andiamo a vedere qual è poi il vocabolario, il glossario di Twitter, da follower, following, reply, follow Friday, trending topics, eccetera. Quindi andiamo a vedere che cos'è un tweet. Un tweet è un messaggio di massimo 140 caratteri, fatto in questo modo. Twitter ultimamente ci dà la possibilità di vedere, che è quel quadratino rosso, di vedere quanti caratteri ci rimangono. Quindi noi possiamo modulare il nostro messaggio, modulare il nostro tweet, facendolo rientrare esattamente in quella lunghezza. In questa lunghezza sono compresi anche link, quindi link a contenuti esterni, quindi a contenuti web, o anche foto. Twitter considera i link come caratteri, quindi nel momento in cui noi lo inseriamo in un tweet, lui lo accorcia in modo da consumare, diciamo, il minor numero di caratteri possibili. Una volta questo non lo faceva Twitter, quindi usavamo gli accorciatori di link, quindi dovevamo prima accorciare il link e poi postarlo. In realtà adesso lo fa direttamente lui, quindi è molto più semplice. E nello stesso modo calcola quanto spazio occupa una foto, un'immagine, e li toglie, diciamo, dalla lunghezza appunto dei 140 caratteri e ce lo fa pubblicare.
quest'altra cosa, una cosa simpatica, è il tweet esattamente di 140 caratteri, che si chiama in questo modo. E, vabbè, è una cosa simpatica, non è che serva a qualcosa o ci porti a qualcos'altro, è semplicemente un tweet di esattamente 140 caratteri. Abbiamo parlato di follower e following, quindi i following sono le persone che noi andiamo a seguire, quindi quando noi arriviamo sul profilo di una persona e decidiamo di seguirla, diventiamo suoi follower. E loro saranno i nostri following, quindi persone che noi seguiamo. Si utilizzano ancora le terminologie inglesi. Su Instagram, ad esempio, hanno tradotto questi termini con seguaci. Follower con seguaci. Io, boh, teniamo follower, che seguaci mi sa tanto di setta satanica. Quindi ecco, questa è la differenza. Cosa possiamo fare su Twitter? Possiamo menzionare qualcuno, quindi nel momento in cui vogliamo parlare con un'altra persona, non facciamo altro che mettere la chiocciola davanti al nome di quella persona. Come vedete nel riquadro c'è @MarianneMarcucci, in questo caso è stata una conversazione fra me e un'altra persona, lui ha scritto il tweet e l'ha inviato e io subito dopo ho risposto rispondendo e quindi utilizzando il suo nome utente nel mio messaggio. Quindi questo è quello che avviene quando si conversa su Twitter. Poi vediamo nella timeline come viene fuori. A domanda, risposta, e questo è quello che si vede. Domanda, risposta e di nuovo un'altra risposta. Semplicemente mettendo appunto la chiocciola davanti al nome. Nella vecchia concezione, vecchia fino a diciamo un mesetto fa di Twitter, nella timeline si vedevano soltanto i tweet di risposta. E quindi si doveva cliccare su quel tweet per vedere a chi quella persona stava rispondendo e che cosa ovviamente gli era stato chiesto. Adesso invece è molto più semplice perché Twitter ha aggiunto questa linea che ti permette nella timeline di vedere non soltanto il messaggio di risposta ma anche il messaggio di domanda e addirittura tutta la conversazione. Questo è proprio uno screenshot preso, vedete che in alto a destra c'è quella cosina in grigio, io posso contrarre o espandere la finestrina e la conversazione quindi. E quindi posso vedere tutta la conversazione come è avvenuta e la cronologia con la quale è avvenuta. E dove le vedo tutte queste cose io? Le vedo nella timeline. Questa è la pagina...